Juan Buca dice che grazie a questi potremo togliere tutto da dentro la nostra cassa. Ma sarà vero? Andiamolo a scoprire. Come sempre però, prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale. Mi raccomando raga, quando vi iscrivete cliccate anche sulla campanellina, così almeno tutte le volte che esce un video YouTube vi avvisa e non dovete pensarci. E mi raccomando, una cosa importante è quella di andare a leggere l'articolo di oggi. Vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare direttamente sul sito. Poi dopo vi spiego bene il perché dovete leggere l'articolo e perché oggi è così importante. Comunque, parliamo di loro. Allora, questi qui che cosa sono? Questi qui sono delle gelatine, tipo, vi ricordate quando vi ho fatto il video sui performer pad? Ecco, questi sono la stessa cosa, ma i performer pad ovviamente erano per il rullante, per i tom eccetera eccetera, questi sono per la cassa. Sono una cosa super innovativa che ha fatto Juan Buca e io sinceramente non li ho mai provati, quindi sono veramente super curioso. Juan Buca me li ha mandati e quindi ho detto accettiamo la sfida, togliamo tutto da dentro la cassa e vediamo che cosa succede, perché io di solito ho un pezzo di bugnato, bugnato è questa cosa qua, io ho un pezzo di questo praticamente dentro la cassa, mi sono sempre trovato bene così, ma oggi voglio provare, vediamo bene cosa c'è all'interno e poi li proviamo. Andiamo ad aprirli, vediamo che cosa c'è. No, ce ne sono altri due. Tac. Tac. Ah, ma sono quattro. Che figata, pazzesca. Pensavo fossero due, invece sono quattro. Ancora meglio, così possiamo andare a fare più prove. Quindi, la prima cosa da fare qual è? Sentire la cassa come suona vuota. Quindi, togliamo tutto dalla cassa e andiamo a sentirla. Ok, adesso la cosa che farò sarà andare a mettere il bugnato dentro la mia cassa e vi farò sentire come suona in quel modo lì, anche se in realtà l'avete già sentita perché è dall'inizio del canale che suono in questo modo, ma più che altro è per sentire la differenza anche poi con il jumper dopo. Vi ricordo che state sentendo la somma di due microfoni, perché ho messo un microfono all'interno della cassa e un microfono fuori. Voi vedete solo quello fuori, ma dentro c'è un microfono. Ah, importante, quello che sentite è quello che registro veramente, non sono andato a modificare suoni cose perché sennò lo scopo è finito. Basta, andiamo a sentire la cassa piena. Non avendo mai usato questi kick damper, l'altro giorno ho chiamato Juan Buca e praticamente gli ho detto io non so come funzionino queste cose, dimmi secondo te come devo posizionarli, quanti ne devo posizionarli, dove, se è su quella battente, se è su quella risonante, come devo fare. E lui mi ha spiegato che ci sono un sacco di modi di posizionarli in base alla grandezza della cassa, in base alla profondità, in base a quale pelle battente risonante utilizziamo, bisogna cambiare il modo di posizionare queste sordine. Il metodo che mi ha consigliato, che adesso andrò a provare, è quello di mettere due kick damper sulla pelle risonante. Perché questa cosa qua? Perché mi ha detto, se tu hai una Power Stroke 3 come battente, quella pelle lì è già presordinata, quindi se gli mettiamo i kick damper sopra non serve a niente, o comunque continua a sordinare ma il suono non migliora più di tanto. Invece la mia risonante è monostrato, quindi mi fa è lì che bisogna andare ad agire. Prova a mettere due kick damper lì e vedrai che risolvi tutto. Quindi mi riallaccio a quello che vi ho detto prima dell'articolo, perché nell'articolo che trovate sul sito Gastube di oggi ci sarà uno schema che Juan Buca ha fatto apposta per voi, in cui ci sono scritte tutte le possibilità, quindi in base alla vostra cassa, in base alle pelli che mettete, andate a vedere lo schema e capirete qual è il vostro modo giusto di posizionarli. Spostiamoci alla batteria. Ok, posizioniamo questi due kick damper. Abbiamo due modi, come possiamo vedere, oggi io lo posizionerò in questo modo qua. Quindi ne posizionerò uno a sinistra e uno a destra della pelle. Togliamo la pellicola. Uno e due. Posizionati, andiamo a sentire come suona adesso la nostra cassa con niente dentro, ovviamente, ma con i nostri due kick damper attaccati. Come vi dicevo, comunque c'è anche la possibilità di posizionare i kick damper sulla pelle battente. Adesso andiamo giù, vi faccio vedere quali sono le due principali possibilità. Ovviamente vi faccio solo vedere perché, come vi dicevo prima, la mia pelle essendo già sordinata non necessita in realtà dei kick damper. Però comunque vi voglio far vedere lo stesso come funzionano, come vanno messi, eccetera, eccetera. Quindi allora abbiamo due tipi di sordinatura. Se non volete una sordinatura super potente, potete mettere un damper solo, andandola a posizionare praticamente come l'abbiamo posizionato prima sulla pelle risonante.
niente. Questo tipo di dumping lo potete utilizzare soprattutto se non avete bisogno di tanta sordinatura, o mi viene in mente ad esempio sulle casse da 18, sulle casse molto piccole. Se poi volete una sordinatura maggiore, ne mettete un altro dall'altra parte, quindi funziona proprio perfettamente nello stesso modo in cui abbiamo messo prima i kick dumper sulla pelle risonante. Il video direi che può finire qua, quindi questi One Buka sono veramente una figata pazzesca. Vi ricordo una cosa molto 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 importante, e cioè se non vi piacciono i One Buka sulla risonante come ho messo io, potete metterli anche dentro la pelle, quindi togliete la pelle della batteria, li posizionate dentro e poi rimettete la pelle, quindi rimarranno all'interno della cassa ma funzionano nello stesso modo, è perfettamente la stessa identica cosa. Per il resto basta, l'unica cosa che vi ricordo è di andare a leggere l'articolo sul sito Castume, non solo per la questione della tabella ma perché in generale vi spiego un po' di specifiche, vi dico un po' di cose, ci sono un po' di foto eccetera eccetera eccetera, quindi andate a darci un'occhiata. Vi ricordo ancora anche di iscrivervi al canale, di andare sui miei social, Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.